Buonasera a tutti e vi do il benvenuto sul mio canale di YouTube che si chiama I Tarocchi di Marlon Sciacallo. Allora, quest'oggi vorrei mostrarvi un nuovo metodo di stesa che ho fatto ad una mia cliente e adesso vi andrò a mostrare dal vivo una stesa che ho fatto. Allora, vi spiegherò il significato della stesa. Allora, innanzitutto questo metodo è fatto con le sibille e si chiama il metodo delle tre croci. Allora, la mia cliente voleva sapere perché un suo fratello è arrabbiato con lei. Allora, spieghiamo la stesura di carte. Allora, intanto, la prima carta rappresenta il passato. E la seconda carta rappresenta la motivazione del litigio. Allora, cioè, in pratica sono usciti deliranti come prima carta e il denaro come seconda. Allora, io la interpreto così, visto la domanda della consultante del perché suo fratello è arrabbiato con lei. Allora, io interpreto che in questa famiglia nel passato ci sono state discussioni per colpa del denaro, per eredità, in poche parole. Allora, invece la terza e la quarta carta, allora, la terza e la quarta carta indicano, una, la situazione attuale del consulente e poi come vive il perché di tutta questa situazione, il vero motivo di tutta questa situazione. Allora, leggerezza, la leggerezza che è sotto sopra. Allora, per via di questo motivo, che ci sono state discussioni, la signora si sente un po' troppo scossa da questa situazione perché ci rimane male, no? E questa carta della leggerezza ci indica che la signora, la mia cliente, diciamo, non riesce a prendere la situazione con leggerezza e ci resta molto male di questa cosa che ha avuto nella sua famiglia. Allora, mentre invece la quarta carta c'è un'amica, è uscita l'amica che potrebbe essere anche la sua sorella, perché visto che parliamo in ambito familiare, siccome sottosopra io la interpreto che questa persona è stata la causa perché è invidiosa della mia cliente, in poche parole. E quindi avrà detto qualcosa di male nei suoi confronti. Allora, la quinta e la sesta carta di questa stesa indica il probabile sviluppo il perché di tutto questo e i consigli delle carte. Allora, siccome nella quarta carta è uscita, come ripeto, l'amica, cioè che in pratica, secondo me, lei è andato a parlare col fratello della mia cliente, no? E per questa motivazione che ha parlato molto male di lei, che magari gli avrebbe potuto dire che la mia cliente ha detto qualcosa che non esiste, non è vero, per colpa di questa sua sorella o a persona che gli è andata a parlare, suo fratello si è arrabbiato con lei. Allora, io vi ho mostrato questo nuovo metodo di stesura e adesso vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube che, come ho detto prima, si chiama I Tarocchi di Manuel Sciacallo, e se il video vi è piaciuto lasciate un like, e vi ricordo inoltre che io ho un gruppo Facebook
che si chiama Magino un solo gruppo, e se vi fa piacere mi potete trovare anche là. Allora, scusate, per questo video è tutto, io vi auguro una dolce serata e ci sentiamo presto. Un saluto da Manuel.